entrare anche per la prima volta in altri comuni anche del nord della provincia che non avevo mai visto. In qualche modo all'interno di un contesto un po' diverso dalla famiglia normale, avevano una visione di donne, avevano una funzione materna all'interno di un gruppo un po' fuori dalle righe rispetto alle famiglie normali, si preoccupavano di preparare le vivande, si preoccupavano anche di allevare i figli quando ne nascevano, però avevano questa parte nella nostra storia, perché nella storia risiede il passato sicuramente, però affonda le radici anche il castello che è stato rimesso su bene, e la storia e le pari opportunità, storia che si vale di Cassino, come dire, non pace, non trovasse il modo di mettere in atto tutte le sue potenzialità, ma soprattutto cerchiamo di creare una filiera, far valere nella nostra provincia. Noi cominciamo con Cristiano Torriziani, docente di filosofia e storia, da una relazione dal titolo Legittimismo e brigantaggio post-unitario, considerazioni per un approccio psicologico. Grazie. Allora, mi è doveroso il ringraziamento ovviamente al sindaco e ai convenuti, a Giovanna, perché questa di stasera secondo me è la dimostrazione più completa di come esistono luoghi dove si fa cultura, ma la cultura nasce e sboccia come un fiore in dei luoghi. Mieze cosce da frescura, l'altra fermo a Renanà, a bandera tricolore mocia data libertà. O italiella o italià, te fatta la lunella italià, te fatta la lunella italià, e noi siamo rimasti a Nure, diceva, come ci ha fatta mamma, scasa a Nure e morte fama. Quindi cambiano i colori, cambiano i padroni, cambiano i potenti, ma sotto il popolino racconta una storia che è lunga millenni. Mi viene in mente anche una frase detta da Jan Palach, l'eroe del 1968 cromatico, figlio di arida natura. Se in 2000 anni di civiltà l'uomo avesse imparato davvero a percorrere gli impate, può nascere il fuoco, e con esso il dramma del disboscamento, degli incendi dolosi e dell'inquinamento, con successiva buona pace per l'atmosfera e per il progressivo riscaldamento del pianeta. Con buona pace per l'Europa, una volontà capace di interpretare questo scopo per migliaia di anni, come disse un filosofo dell'Ottocento, ora, in tutte le sue forme. Con buona pace per la cosa comune, incastonata a modi di amante nello onnipresente dell'affare di Stato. Vi sono stati uomini? Il decennio compreso fra il 1861, quando con la resa della fortezza di Gaeta il regno delle due Sicilie cessò di essere tale, era il 15 febbraio, ed il 1870, quando la stessa cosa accadde allo Stato Pontificio in conseguenza della famosa... appunto, l'associazione Terra di Fonteva ricostruirà un evento veramente accaduto, il rapimento del prete con la richiesta del riscatto e il taglio dell'orecchio, dopodiché la liberazione. Grazie. Quando la pecorella
Se a vedo lupa se va magna, pure volupa la vita è dura, quando pastore la dà la caccia, e a pecorella dorme sicur, quando varita facita va croce. Thank you.
serve per ricordare chi siamo, le nostre origini, questi suoni un po' latineggianti, spagnoleggianti, fanno parte della nostra cultura, della nostra civiltà, perché nel Regno di Napoli gli spagnoli sono stati non fino a non molto tempo fa. Si imbarcarono verso le Americhe, verso mete montane. Thank you.
mia stagione, cagna governa, sto male cronica sembra eterna, tutta quanta la roba la vita sana, prenda di essere.